Buonasera a tutti e bentrovati. Io sono Francesca Busa, sono una farmacista e ho una laurea anche in scienza della nutrizione umana. Sono il cofondatore della scuola microbioma di Torino, che tra l'altro sta per cominciare, e lavoro per la direzione scientifica di Metagenics Italia. Mi è stato chiesto di parlare di microbioma e invecchiamento di successo. Beh, prima, se vogliamo parlare di microbioma, dobbiamo sicuramente prima dare una definizione. C'è in effetti ancora un pochino di confusione, o comunque ci sono state proposte nel corso del tempo diverse nomenclature. Diciamo che normalmente si tende a definire con il termine di microbiota quell'insieme di microrganismi che vivono in un ambiente predefinito e che stanno in simbiosi con l'organismo, abitando diverse nicchie ecologiche dell'organismo stesso. E per microbioma si intende l'insieme di geni che sono portati da tutti i membri del microbiota. Questa definizione è stata contestata, diciamo, è stata proposta una modifica a questa nomenclatura nel 2015, da Marchesi e Ravel, i quali ritengono che sia più corretto riferirsi al complesso di geni del microbiota col termine di metagenoma, e di riferirsi invece al termine di microbioma per intendere l'intero habitat, quindi i microrganismi, ovvero il microbiota da vecchia definizione, il loro genoma, quindi il metagenoma, e poi le condizioni ambientali di contorno che modificano e hanno un impatto importante sulle caratteristiche e sulla funzionalità di questo consorzio di microrganismi. Nel 2020 un'ulteriore proposta di classificazione riguarda invece questa che vi presento, dove si definisce ovviamente sempre la presenza di microrganismi, quindi il termine di microbiota rimane uguale. Ma col termine di microbioma si considera tutto l'insieme di elementi strutturali dei microrganismi, caratteristiche dell'ambiente, molecole di segnale, metaboliti microbici che interagiscono con il nostro organismo. E questo loro lo chiamano teatro di attività del microbiota. Ed è quello che, secondo questi autori, definisce meglio quello che è il ruolo, il rapporto tra l'essere umano e questi microrganismi, che è un rapporto di simbiosi. Una delle review più interessanti che definisce le caratteristiche e la composizione del microbiota intestinale, che è quello che noi conosciamo più approfonditamente, è questa di Rininella e Gasbarrini, che ci dice che il microbioma è un ecosistema che cambia attraverso l'età, l'ambiente, la dieta e le patologie. Loro ci dicono che il microbioma è costituito da diverse specie, diversi generi, famiglie, ordini, fila, sono sei i fila a cui afferiscono tutti i microrganismi del nostro microbioma, e le caratteristiche del microbioma cambiano a partire dall'età, dalla nascita fino all'anziano. Lo vedremo tra un attimo ancora in un'altra slide. Ci dicono che il tipo di parto favorisce, determina le caratteristiche del microbioma, se da parto vaginale più fisiologico con una colonizzazione più corretta, o parto cesareo invece con una colonizzazione iniziale più tipica, più vicina come composizione all'ambiente ospedaliero e alla cute degli operatori sanitari o della madre. Dipende molto dal tipo di nutrizione. Se è allattamento al seno oppure allattamento artificiale. Dipende molto da fattori esterni, come per esempio l'utilizzo di antibiotici. I primi 2 anni di vita sono una finestra temporale molto delicata in cui il microbioma si forma e continua ad avere dei cambiamenti fino a raggiungere una stabilità intorno al secondo o terzo anno. Tutti i fattori di disturbo che possono intervenire in questa fascia di età vanno a determinare alterazioni della struttura del microbioma, che poi si manifesteranno da adulti con patologie differenti. Per esempio, un utilizzo frequente di antibiotici nei primi 2 anni di vita è stato associato a un aumentato rischio di obesità, malattie infiammatorie croniche intestinali o sviluppo di allergie. Ma poi ci sono tutta una serie di altri fattori che determinano la composizione del microbioma, come la massa, il body mass index, la tipologia e la frequenza di esercizio fisico, lo stile di vita e ovviamente anche le abitudini alimentari. Ogni individuo ha un microbioma che è diverso dagli altri, quindi il microbioma è
caratteristico, quasi come le nostre impronte digitali, e può andare incontro a delle alterazioni che si chiamano disbiosi e le vedremo tra un po'. Quindi il nostro microbioma è un vero e proprio ecosistema, e questo concetto va esteso a tutte le tipologie di microbioma, che sia quello intestinale, che sia quello cutaneo, piuttosto che vaginale e quant'altro. E ci sono alcuni componenti come batteri, funghi e virus che stiamo imparando a conoscere. I batteri da più tempo, funghi e virus abbiamo un pochino meno informazioni, soprattutto sul ru loro ruolo simbiotico, però sappiamo che sono abitanti fisiologici del nostro ecosistema, anche in condizioni di non patologia, si trovano comunque tutta una serie di virus eucariotici e poi batteriofagi che sono espressi in abbondante quantità e tra l'altro sono un supporto importante al nostro sistema immunitario, e funghi come la candida e altre specie che vivono molte volte come commensali, che comunque sono in equilibrio con il nostro organismo e hanno delle funzioni, per esempio, di modulazione della risposta immunitaria. Il microbioma svolge numerose funzioni fondamentali, bisogna tenere conto che dal punto di vista genetico hanno ovviamente un patrimonio genetico molto più ricco del nostro, si pensa, si stima che ci siano oltre 3 milioni di geni, se consideriamo l'insieme di tutti i microrganismi del microbioma, questi geni producono migliaia di metaboliti che hanno funzioni differenti sia in rapporto ad altri membri del microbioma, per esempio vengono prodotte delle molecole che definiscono il quorum sensing, cioè quelle modalità di comunicazione tra batteri che possono significare per esempio mandare degli stimoli di proliferazione quando per esempio le condizioni ambientali sono favorevoli, cioè un nutriente particolarmente favorevole per una determinata specie batterica, oppure possono essere anche delle molecole come batteriocine o perossido di idrogeno acido lattico che invece hanno un effetto di contrastare la crescita di altre specie microbiche. In questo senso il nostro microbioma ci aiuta anche a tenere lontani microrganismi patogeni e lo stesso nostro microbioma fa parte della nostra risposta immunitaria. E poi vengono prodotte tutta una serie di altre molecole che hanno invece, che dialogano con il nostro organismo e definiscono tutta una serie di funzioni importanti. Le vitamine, che sono note già da tempo, si pensa che circa un terzo del fabbisogno giornaliero di vitamine B sia, portato, di fatto, sia coperto da quelle che vengono prodotte dal microbioma intestinale. Vengono prodotti a grassa catena corta, come acetato, propionato e butirrato, che sono molto importanti per svolgere tutta una serie di funzioni. Il butirrato è una fonte energetica per i colonociti, è un modulatore epigenetico molto importante a livello intestinale, ma anche hanno azioni extraintestinali. Vengono prodotti neuromediatori, questa è una delle prime frontiere di ricerca, quindi produzione di neuromediatori che hanno un effetto sulla regolazione dell'asse intestino-cervello e tutta una serie di altri metaboliti che modulano per esempio la risposta immunitaria. Insomma, il microbioma fornisce delle produce delle molecole che dialogano strettamente con il nostro organismo e quindi mantenere in eubiosi, si dice, questa comunità microbica è assolutamente importante perché contribuisce in modo sempre più noto e sempre più approfondito a mantenere regolari le nostre funzioni fisiologiche. Abbiamo detto che il microbioma cambia nelle fasi della vita e sicuramente il tipo di parto e il tipo di allattamento sono degli elementi fondamentali che definiscono proprio la prima colonizzazione del microbioma e danno, diciamo, un primo impatto a quello che sarà poi questa composizione complessa di questa comunità microbica più avanti nella vita. A partire più o meno dal terzo anno di età, il microbioma ha comunque una struttura, assume una struttura stabile e ce la portiamo avanti praticamente per tutta l'età adulta. C'è un cambiamento ancora a livello della pubertà, quando la produzione di ormoni sessuali determinerà un'ulteriore piccola modificazione del microbioma, tant'è che esiste un microbioma di genere. E poi grossi cambiamenti importanti riguardano l'anziano. Nel corso dell'età, nel corso del tempo, si riduce la diversità del microbioma. La diversità è un aspetto fondamentale di stabilità del microbioma e quando si riduce significa che questa comunità microbica è meno stabile e quindi risponde meno efficacemente a degli
fattori di disturbo e quindi tenderà più facilmente ad andare verso una disbiosi. Con l'età si manifesta anche l'immunosenescenza, con una riduzione della risposta immunitaria e un aumento della risposta dell'infiammazione. E a livello di microrganismi, in particolare, osserviamo una riduzione dei bifidobatteri e un aumento dell'enterobatteriace. Questo determina un'alterazione dell'equilibrio intestinale. I bifidobatteri svolgono funzioni importanti, per esempio, nella regolazione del transito, mentre l'enterobatteriace sono una fonte di segnali pro-infiammatori che quindi favoriscono l'aumento dell'infiammazione anche a livello intestinale. Quando parliamo di microbioma, però, non possiamo non ricordare che il microbioma non è da solo, ma si trova collocato in una struttura molto importante che è la barriera intestinale, che è una struttura formata da quattro livelli. Un livello funzionale, che è appunto quello mediato dal microbioma e da tutto l'insieme dei suoi metaboliti, una barriera fisica determinata sia dalla produzione di muco, sia dal monostrato di cellule epiteliali, una barriera chimica caratterizzata dalla presenza, per esempio, della secrezione di IgA secretorio, di peptidi antibatterici, che mantengono quasi sterile lo strato più interno di muco, quello più a contatto con l'epitelio intestinale, e poi un livello immunologico che è determinato, caratterizzato dal GALT. Noi sicuramente vi ricordate che il 70% del sistema immunitario sta nell'intestino e il microbioma è un regolatore importante di questa funzione. Se c'è infiammazione intestinale, questa poi si può trasferire a livello sistemico, quindi un'alterazione del microbioma porterà anche a una problematica di infiammazione non soltanto intestinale, ma anche sistemica. Quindi quando vogliamo modulare il microbioma dobbiamo sempre ricordare che non basta utilizzare un probiotico, non basta agire sul microbioma in sé, ma dobbiamo comunque andare a lavorare sull'intera barriera intestinale, perché il microbioma ne è un componente fondamentale, ma quando lui si altera va ad alterare anche gli altri livelli. Quindi per riportare tutto il sistema all'omeostasi bisogna imparare a ragionare, di lavorare su tutti questi livelli strutturali e funzionali. Con l'invecchiamento abbiamo detto che c'è l'inframaging, una riduzione della risposta immunitaria, un'aumentata produzione di citochine pro-infiammatorie, e tra gli aspetti importanti dell'inframaging c'è proprio l'insorgenza di una disbiosi, soprattutto intestinale. Quindi con l'invecchiamento abbiamo proprio la tendenza ad avere una modificazione del microbioma intestinale. In alcuni casi, lo vedremo tra poco, questa modificazione comunque ha delle caratteristiche, diciamo, quasi fisiologiche, e allora ci sarà certamente un leggero aumento di infiammazione, ma è associato proprio all'invecchiamento, diciamo, sano, dell'adulto sano. In altri casi, invece, questa disbiosi diventa una fonte importante di infiammazione che poi si esprime in altre problematiche, come aumentate infezioni, problematiche intestinali, cancro, malattie infiammatorie, malattie neurodegenerative, ipertensione e aumentato, diciamo, stress in generale. Ovviamente tutta la barriera intestinale si altera con l'invecchiamento, si alterano le funzioni di digestione e di assorbimento, si altera la motilità intestinale, cambia il microbioma, quindi si riduce la diversità, si altera la barriera intestinale, per esempio le giunzioni serrate che regolano il passaggio di antigeni tra le cellule. Si altera la risposta infiammatoria, aumenta la permeabilità intestinale, aumenta l'infiammazione. Quindi tutta la barriera in realtà subisce processi legati all'invecchiamento, non soltanto alterazioni del microbioma. E dicevo appunto che un microbioma può variare, questa variazione è fisiologica, e nell'anziano sano ci sarà un leggero aumento di batteri opportunistici potenzialmente patogeni, quelle enterobatteriacee, proteobatteri che abbiamo citato prima, una riduzione di alcuni batteri, come per esempio i bifidobatteri o i verrucomicrobi, che sono un filum sempre più studiato, cui appartiene per esempio la Kermansia mucinifera. Nei centenari, nei segni supercentenari, tuttavia, si vede che questa modificazione del microbioma in realtà tende un pochino a rinormalizzarsi. Infatti, se nella parte qua in mezzo vedete che c'è un leggero aumento di infiammazione, un'alterazione dell'omeostasi intestinale, con le
più si va avanti con l'età, più comunque questo sistema tende a riavvicinarsi a una condizione di adulto sano. Quindi è possibile fare un invecchiamento di successo laddove il microbioma viene mantenuto comunque il più possibile vicino a condizioni di omeostasi. Ci sarà un'alterazione fisiologica con un leggero aumento dell'infiammazione, ma in modo non eccessivo che può essere tranquillamente controllato. L'anziano fragile, l'anziano che parte già per esempio da adulto con un microbioma alterato, disbiotico, questo chiaramente è molto frequente perché viviamo in un ambiente che dà moltissimi stimoli pro-disbiotici e se non vengono prese prese degli opportuni interventi precocemente, si tenderà a invecchiare in modo non fisiologico e quindi vedremo che abbiamo un'alterazione importante dell'omeostasi intestinale con un aumento, un'elevazione molto molto elevata di un aumento molto elevato di infiammazione. E tutto questo quindi porta alla disbiosi. Per disbiosi si intende un'alterazione del microbioma caratterizzata da cambiamenti nella composizione, ma anche nell'attività metabolica e nella distribuzione locale delle comunità microbiche. Non dimentichiamo che quando c'è un'alterazione di composizione del microbioma, ci sarà anche un'alterazione dell'attività che questi microbi esercitano, soprattutto in termini di metaboliti che vengono prodotti. Ci sarà per esempio una riduzione di vitamine. E questo contribuisce a portare l'individuo ad avere delle carenze micronutrizionali. Già magari con l'età cambia la dieta, si mangia di meno, si mangia meno bene. In più si riduce il numero di microrganismi che producono vitamine che in parte vengono anche assorbite. Quindi c'è un aumentato rischio di carenze micronutrizionali. Vengono per esempio prodotti meno acidi grassi a catena corta, quindi ci sarà una riduzione degli stimoli antinfiammatori intestinali e questo contribuisce all'aumento di infiammazione. Ovviamente l'alterazione del microbioma si manifesta in diversi modi, vi farò soltanto alcuni esempi. Uno di questi, per esempio, è la neuroinfiammazione e il declino cognitivo. La riduzione della diversità microbica, soprattutto l'aumento di proteobatteri e la riduzione di bifidobatteri, è associata a una riduzione della produzione di acidi grassi a catena corta e quindi il microbioma assume una caratteristica, un fenotipo pro-infiammatorio che può portare allo sviluppo di neuroinfiammazione. Ci sono alterazioni a livello anche del sistema nervoso enterico, alterazioni dell'assi ipotalamo-ipofisi sul rene, quindi una maggiore tendenza allo stress, aumentata produzione di citochine proinfiammatorie, un'alterazione della sintesi dei neuromediatori anche a livello intestinale, quindi un'alterazione della comunicazione asse intestino-cervello, un'alterazione anche della barriera ematoencefalica, e tutto questo porta a problematiche di neuroinfiammazione e quindi anche alterazioni proprio della salute mentale, a livello anche di depressione e di tono dell'umore. Addirittura la presenza di alcuni microrganismi intestinali può promuovere l'aggregazione di proteine nel cervello, per esempio la formazione e l'accumulo di beta-amiloide che si osserva nel paziente con malattie di Alzheimer. E queste manifestazioni, questa attività del microbioma inizia molti anni prima che poi rispetto all'osservazione clinica poi della malattia, con un coinvolgimento anche a livello della glia, quindi proprio di infiammazione a livello cerebrale. E tutto questo è associato ovviamente a un'alterazione delle barriere epiteliali intestinali e della barriera ematoencefalica, perdita di neuroni enterici, alterazione di neurotrasmettitori, tutto quello che abbiamo visto prima. Quindi sicuramente sappiamo che un'alterazione del microbioma è associato a un aumentato rischio di sviluppare declino cognitivo e neuroinfiammazione. Uno dei probiotici più studiati, che però non è ancora disponibile in commercio per questo tipo di approccio, è anche la Chermantia mucinifera. Attualmente ha degli studi soltanto nel modello animale, non c'è ancora l'applicazione clinica nell'uomo, però è sicuramente un probiotico molto promettente. In questa slide riassume un po' quello che abbiamo detto, quindi un'alterazione
dell'equilibrio intestinale associato all'invecchiamento, che determina un'alterazione della mucosa intestinale, della permeabilità della barriera ematoencefalica, traslocazione microbica, produzione di citochine proinfiammatorie che si trasformano di fatto in una neuroinfiammazione, declino cognitivo e un'accelerazione nello sviluppo di malattie neurodegenerative. Un'altra problematica tipica dell'anziano e che viene associata alla disbiosi è la stipsi. Cambia il profilo microbico intestinale, si riducono i bifidobatteri, abbiamo detto che hanno un ruolo importante nella regolazione del transito, aumentano i microrganismi proinfiammatori, aumentano i batteroides produttori di idrogeno e questi favoriscono un rallentamento del transito. E poi un'alterazione del microbiome associata anche ad un'alterazione della risposta immunitaria. In un anziano sano, la corretta omeostasi microbica intestinale, per esempio con l'utilizzo anche di probiotici, prebiotici o simbiotici, va a rinforzare la barriera intestinale, ne garantisce l'integrità e il corretto funzionamento, questo favorisce una riduzione del processo di infiammaging e quindi una riduzione del processo di immunosenescenza. Questo si è visto molto bene, per esempio, quando si fa una vaccinazione nell'anziano e la risposta è inferiore. Quindi un microbiota sano contribuisce a ridurre l'infiammaging, a ridurre l'immunosenescenza e a determinare una miglior risposta immunitaria dell'anziano anche in condizioni appunto di aumentata fragilità. Dove si vuole andare a fare degli interventi di prevenzione realmente efficaci, come una vaccinazione che porti effettivamente allo sviluppo di anticorpi. D'altro lato, un microbioma alterato che non viene trattato favorisce l'inflammaging, favorisce l'immunosenescenza e questo favorisce come cascata finale un aumentato rischio di infezioni e una scarsa risposta alla vaccinazione. Sicuramente mai come adesso è sentita questa tematica di andare a rinforzare l'immunità e a rinforzare la risposta alla vaccinazione in soggetti fragili, in soggetti anziani, che sono quelli più a rischio anche in questo momento. Ippocrate diceva che tutte le malattie hanno origine dall'intestino ed era vero ed era già noto 500, nel 500 a.C. circa, e sono passati 2500 anni per tornare a sostenere quello che già in realtà dovevamo sapere, che la salute umana dipende molto dalle caratteristiche dell'equilibrio intestinale, quindi se abbiamo problematiche intestinali, ma a maggior ragione per mantenere la salute dell'organismo e quindi anche garantire un invecchiamento di successo, dobbiamo sicuramente andare a lavorare a tre livelli, trattando la disbiosi, trattando l'infiammazione e proteggendo la barriera intestinale. La dieta e lo stile di vita sono una base fondamentale da cui partire. E poi possiamo utilizzare tutta una serie di supporti integrativi che ci aiutano a raggiungere il nostro outcome, cioè mantenere il benessere del nostro paziente o riportarlo in una condizione di benessere. Possiamo utilizzare probiotici. Probiotici sono microrganismi vivi che, somministrati in adeguate quantità, conferiscono beneficio all'ospite che li assume. Questa è una definizione nota da tempo, ma in realtà, se poi guardiamo nella pratica quotidiana, troviamo moltissimi prodotti che hanno dei probiotici che non hanno per esempio ceppi ben definiti e se non conosciamo il ceppo non sappiamo che effetto avrà quel probiotico, che non sono presenti in adeguate quantità. Il Ministero dice 1 miliardo, ma se vogliamo avere degli effetti positivi, considerato che il probiotico deve passare lo stomaco, resistere agli acidi biliari e colonizzare l'intestino, 1 miliardo è effettivamente un dosaggio molto basso. Infatti, nella maggior parte degli studi clinici si utilizzano dosaggi nettamente più alti, almeno 10 volte più alti. E poi, ovviamente, servono gli studi clinici, cioè il probiotico deve dimostrare che funziona e che ha delle attività per cui sappiamo che possiamo dare quel ceppo per ottenere un beneficio e un effetto clinico. Possiamo utilizzare ancora prebiotici, sono substrati che sono selettivamente utilizzati dagli microrganismi dell'ospite che conferiscono benefici salutistici. Le fibre sono quelle più note, per esempio l'inulina che è molto utilizzata e molto studiata. Possiamo utilizzare prebiotici di nuova generazione come il glufosinil lattosio, faremo un piccolo accenno tra poco, ma poi molti polifenoli, la curcuma, la berberina,
polifenoli in generale, resveratrolo, la quercetina e gli omega 3 hanno degli effetti prebiotici perché vengono in parte metabolizzati dai batteri intestinali e vanno a riportare, contribuiscono a riportare le ubiosi. Possiamo utilizzare dei simbiotici, che altro non sono che una combinazione tra un probiotico e un prebiotico, e ovviamente valgono le caratteristiche di prebiotici e probiotici che abbiamo appena detto. Possiamo utilizzare postbiotici, che sono anche allo studio, sono preparazioni di microrganismi inanimati o di loro componenti che conferiscono effetti salutistici all'ospite. E poi c'è la nuova frontiera della ricerca, che sono i Next Generation Probiotics, microrganismi commensali che possiedono effetti salutistici e che vengono studiati di fatto per fare quella che è una vera e propria medicina di precisione. E tra questi, di nuovo, Akkermansia, che abbiamo già citato, che è uno appunto dei più studiati in questa direzione. Come possiamo lavorare quindi per sostenere la barriera intestinale? E alla fine possiamo lavorare con diversi componenti, diverse sostanze bioattive, micronutrienti, che hanno una letteratura che supporta il loro utilizzo. E io in questa slide li ho suddivisi sulla base di quelli che sono poi il loro tropismo d'azione. Possiamo lavorare sul microbioma intestinale con probiotici, inulina, con gli HMO, con alcuni polifenoli, omega 3, con la vitamina D. Possiamo lavorare sul muco con l'inulina, con l'HMO, con la treonina, lavorare sull'epitelio intestinale con la glutammina, con i polifenoli, con gli antiossidanti, con le proteasolvine, e lavorare a livello di GALT, quindi di immunità intestinale, di nuovo con l'inulina, con i polifenoli, vitamina D e le proteasolvine. Adesso vi farò alcuni esempi perché ovviamente il tempo è tiranno e non c'è tempo di fare tutto. Uno dei probiotici che trova il suo utilizzo con una efficacia dimostrata nell'anziano, in particolare in presenza di stizi, è Bifidobacterium animalis lactis HN019. In realtà questo ceppo è stato studiato e ha molte evidenze per due aspetti fondamentali: la stipsi e il supporto alle funzioni immunitarie. Questa è una review del 2021 che ha analizzato alcuni studi che hanno coinvolto quasi 400 anziani complessivamente, che avevano un transito rallentato, e è stato visto che l'utilizzo del Bifidobacterium lactis HN019 aumenta il numero di movimenti intestinali, quindi di evacuazione alla settimana, riduce il tempo di transito colonico, e questo è un probiotico, per cui è stato dimostrato che c'è il passaggio allo stomaco e la colonizzazione intestinale, perché poi viene riscontrato anche nelle feci. Uno di questi studi valutava proprio quello, se il probiotico effettivamente arriva in intestino, ed è stato effettivamente dimostrato. L'altro effetto è proprio quello legato all'immunità. Ci sono tre studi che hanno valutato l'incremento delle hanno misurato l'incremento della capacità fagocitica di polimorfonucleari nucleati, delle attività delle natural killer, un aumento dei bifidobatteri, una riduzione dell'enterobatteria CE, quindi anche un effetto antinfiammatorio. E già dopo 2 settimane di supplementazione, quindi un probiotico dall'aspetto molto interessante. Se parliamo di prebiotici, sicuramente dobbiamo citare l'inulina. L'inulina esercita un supporto, un'azione di supporto molto importante sulla barriera intestinale, perché funziona come bifidogenica, favorisce la produzione del muco intestinale, quindi mantiene uno dei livelli di protezione fondamentali per la barriera e per il nostro intestino, ma anche per il nostro organismo, ha degli effetti antinfiammatori. Questo è uno studio nel topo che ha dimostrato come l'utilizzo dell'inulina va a ridurre la produzione di endotossine da parte dei patogeni intestinali, aumenta la produzione di acidi grassi a catena corta e ha un effetto modulatorio sulla immunità, quindi antinfiammatorio e immunomodulante. Questo è un altro lavoro che ha dimostrato come le fibre a catena lunga della inulina da cicoria hanno un effetto di modulare, determinare una crescita dei bifidobatteri. E poi ha un effetto anche sulla stipsi, perché gli stessi bifidobatteri sono appunto dei modulatori del transito, quindi l'utilizzo dell'inulina da cicoria è anche in questo senso. Ci sono anche dei preparati che hanno avuto
status di novel food, e l'EFSA ha proprio dichiarato che una soluzione di inulina più fruttolico-saccaridi derivata da cicoria al dosaggio di 12 grammi al giorno aumenta la frequenza delle evacuazioni. Quindi è tra l'altro un claim che si può utilizzare proprio perché è stato scientificamente dimostrato in studi clinici e l'EFSA lo ha comprovato che l'inulina ha questo effetto. Quindi è bifidogenica e può essere utilizzata per aumentare il transito intestinale, quindi favorire le evacuazioni. Abbiamo poi accennato agli HMO. Gli HMO hanno un effetto prebiotico molto importante. Il glucosilattosio è quello più rappresentato e più studiato e viene utilizzato per quattro effetti fondamentali. È sempre un bifidogenico. Ha un effetto antimicrobico, quindi aiuta a ridurre il carico di microrganismi patogeni, sostiene la barriera intestinale e modula l'immunità con degli effetti antinfiammatori. Ci sono due review, una del 2020 e uno studio del 2021, che ha valutato l'efficacia proprio dell'HMO messo a fermentare insieme a campioni di feci derivate da individui sani, e si è visto che l'utilizzo, diciamo, di fucosilattosio per 3 settimane aumenta i bifidobatteri, ha un effetto eubiotico e aumenta la produzione di giunzioni serrate, dall'altro lato riduce la sintesi di citochine pro-infiammatorie, quindi l'effetto complessivo di protezione sulla barriera intestinale. La curcuma anche è nota, sappiamo che ha un effetto neuroprotettivo antinfiammatorio molto importante, e si ritiene che la sua azione sia proprio dovuta ad una modulazione prebiotica del microbioma intestinale. E così come la curcuma, anche l'antocianina, la quercetina, l'epigallo catechin gallato sono tutti polifenoli che hanno un effetto eubiotico, prebiotico, e quindi il loro utilizzo può essere consigliato proprio per ridurre la neuroinfiammazione, ridurre lo stress ossidativo anche in problematiche di malattie neurodegenerative. L'ultimo è la treonina, è un aminoacido essenziale che è fondamentale per produrre il muco. Non dimentichiamoci che ci sono delle sostanze che possono funzionare come agenti limitanti, quindi la loro carenza anche subclinica può ridurre l'efficacia di alcuni processi fisiologici, in questo caso la produzione del muco, e quindi un'ulteriore molecola, un'ulteriore sostanza bioattiva da considerare per andare a supportare in modo complessivo la barriera intestinale e garantire quindi l'equilibrio del microbioma, della barriera, e una salute e un invecchiamento di successo. Io vi ringrazio per l'attenzione e resto un attimo a disposizione se ci sono delle domande. Anzi, rientro sulla piattaforma. Ok. Se ci sono domande, le posso vedere forse nella chat, e quindi vado subito. Ecco qua, sì, i farmaci influiscono sicuramente in modo molto importante, perché vanno a alterare il microbioma, hanno un effetto effettivamente proprio disbiotico. Purtroppo gli anziani prendono molti farmaci e questo ovviamente non li possiamo togliere tutti all'improvviso, però sappiamo che un anziano che è in politerapia e prende più farmaci ha sicuramente un microbioma molto più fragile, quindi dovremmo andare a intervenire con delle molecole di supporto, per esempio anche solo un glufosinolattosio, una curcumina, per andare a lavorare sulla barriera intestinale. I firmicutes nell'anziano, quando c'è un'alterazione dell'equilibrio firmicutes batteroide, si tende ad avere per esempio una tendenza ad aumentare il peso. Quindi anche questa modificazione del microbioma può portare a un aumento ponderale, può portare a un'aumentata infiammazione dell'intestino. Non vedo altre domande, quindi io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione con l'evento. Buona serata e arrivederci.